Nel meraviglioso video del collegamento scorso ci ha tanto colpito la tua unità così profonda con Eli. Ci potresti raccontare come vivi la spiritualità collettiva nel tuo focolare? La viviamo mettendo in pratica tutto quello che sto dicendovi. Per questo dico non si arriva in tempo a andar giù, perché ormai si sono infilate questi strumenti e bisogna viverli. Non è più che si dica si può fare o non si può fare, ormai bisogna farlo. Ma ho trovato una pagina che ho letto ancora io ai focolari, ma non so a chi, non certo a voi, di Sant'Agostino, che parla della sua amicizia coi suoi. E lui aveva degli amici, ma amici in Cristo, amici in Gesù. E prima crea come una specie di amicizia, poi lui dall'amicizia sale un pochino in alto e arriva all'unità con i suoi amici, alla carità e fino all'unità, ma così momentaneamente, non è una spiritualità collettiva. E lui descrive questa sua amicizia e dice, senza dirlo, che è come una prima cosa, perché è come l'esca per poter arrivare alla carità e a consumarsi in uno. Quindi lui descrive l'amicizia, non tanto l'unità. Però in questa amicizia ci sono tantissimi elementi che poi restano nell'unità. Ecco. E io vedo che in un'unità, ormai sono 40 anni che sto con la Eli, che sto con la Gis, adesso si è introdotta così per circostanze anche la Doni, che preparerà un'esperienza, l'ho incaricata stamattina, proprio su questo, come si vive in questo focolare. Così anche ci aiutiamo. Anche perché questo San Lorenzo dice che si dà gloria a Dio a comunicare e comunicare. Ecco, lui la descrive. Io vi dico quello che c'è nel mio focolare e quello che mi sembra dell'amicizia umana. Ecco, allora lui dice, i colloqui, vedi, questi ne facciamo tantissimi, non passa niente di qua che non esca, e con gli altri, con la Gise, con le altre, vero? Così anche con Chiaretto, con Oreste e con Antonio, perché ci troviamo come focolare dell'opera con loro, come consiglio ristretto, mentre invece tutti i giorni ci troviamo fra di noi pope. Ecco, i colloqui, quindi tutto si comunica. Le risa in compagnia, e quante! Se siamo ancora qui, se abbiamo ancora forza di vivere con tutta la tensione che ha esigito l'ideale, io credo molto si deve ridere, molto si deve a scaricarci, ma non è che lo facciamo per scaricarci, perché ci sono circostanze che fanno ridere, ma belle, 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 tutte belle, ecco. Dopo dice, lo scambio di cortesie affettuose, è vero. In un focale, ma guarda che bel vestito, Gis, guarda che il rosso ti dona, guarda che ti sta proprio bene. Ma leva su un pochino quella gonna, ma stirati quei pantaloni, vedi come... Ecco, questo è sempre... Dopo dice, le comuni letture, sempre così. Io leggo il libro del Papa, Pope dovete leggere tutte, tutto comprarsi io. Io leggo la lettera del Papa, tutte, Pope la lettera del Papa, tutte le... Io leggo il catechismo della Chiesa Cattolica, tutto è il catechismo della Chiesa Cattolica. Non c'è una lettura che io faccio che poi passa a loro. Se sono cose poi di meditazione, io arrivo a chiamare la Eli la mattina, vado dentro in camera sua e vedo che sta leggendo. Le letture sono tutte in comune, perché mi interessa. E anche segno certe pagine, leggi proprio, vedi già, le letture in comune. Anche queste sono cose che fanno parte di un focolare maturo, speriamo. Ecco, i libri ameni, anche se ci sono dei libri graziosi, carini, come quello del nostro Walter, che fanno ridere un po', che fanno... E come? I comuni passatempi, anche qualche partita di calcio, per esempio, la guardiamo. fanno parte della carità reciproca. Poi, i dissensi occasionali, ci sono. Ma va là, Eli, che esageri, dai! Non è che si tace per convenienza o per rispetto o per diplomazia, si dice, ma va là, ecco, questi ci sono. Dice, dissensi occasionali senza rancore, come di un uomo con sé medesimo. Ecco. Poi dice, i più frequenti consensi. Mi dice, ah sì, e lei, ma certo che a me è così, ma... ecco, i frequenti consensi. L'essere ognuno dell'altro, ora maestro, ora discepolo, è così, così. Quando io ero malata, lei era mia mamma, proprio così, mia madre, e anche la Gis. Ecco, dopo divento io la madre, appena mi guarisco. Poi questa è verissima, dice, la nostalgia impaziente di chi è lontano. Ma non arriva Stagis, ma sono già le 12:30, ma è l'ora di pranzo, ma la Doni, Eli, ma Eli, vieni. Ecco, la nostalgia, le accoglienze festose di chi ritorna.
E dice Sant'Agostino: questi e simili segni di cuori innamorati l'uno dell'altro, espressi dalla bocca, dalla lingua, dagli occhi e da mille gesti gradevolissimi, sono l'esca, direi, della fiamma che fonde insieme le anime e di molte ne fa una sola. Avete visto? E qui ho scritto sotto che vivere in questo focolare del genere produce tantissimi frutti, perché poi ti chiamano al telefono in continuazione, ma tu vai lì con quest'anima, capisci? Perciò non sei incapace di non amare anche l'altro così, e l'amore va, produce saporosissimi frutti. Allora, tu sei della Francia, chi? Sì, io sono e si chiama, come si dice Muriel? Come si dice? Muriel. Muriel? Muriel. Muriel, sì. E tu? E io sono Manci della Slovenia. Della Slovenia, io sono venuta in Slovenia. Sì. Te lo ricordi? L'anno c'eri? Scorso, sì, c'eri. Ecco, bene. Allora. Nella storia dell'opera ci sono stati tanti momenti specialissimi e fondamentali. Il patto con Foco, con Chiaretto, con Monsignore Merle. Potresti spiegarci la differenza che c'è tra il patto dell'amore scambievole e il patto d'unità? Questo è importantissimo, perché tutti voi dovrete fare questi patti, il patto dell'amore scambievole e il patto dell'unità. C'è una differenza netta fra le due cose. Il patto dell'amore scambievole è quello che abbiamo fatto noi quando abbiamo capito che il comandamento di Gesù era la cosa più desiderata da Gesù, e allora ci siamo messi: io sono pronto a morire per te, io sono pronto a morire per te, io sono pronto a morire per te, io sono pronto a morire per te. Poi col tempo abbiamo capito che si era pronti in questo senso, che qualora fossimo state chiamate da Dio a morire proprio, noi saremmo morti. Intanto si dividevano le cose fra noi. Ultimamente l'abbiamo capito ancora molto più profondo, che veramente di fronte al fratello bisogna morire sul serio, non col sangue ma con l'anima, e cioè perdere tutto, per entrare in lui, per capire lui, per abbracciare i suoi dolori, le sue pene, ecco, e viceversa, in modo che questo è l'amore reciproco. L'amore reciproco è amatevi vicenda come io mi ho amato, ci ha amato fino all'abbandono, quindi anche noi vivere Gesù abbandonato, essere niente per entrare nell'altro, e così viene Gesù in mezzo. Ecco, questo è l'amore reciproco, questo si fa anche all'inizio, questo si rinnova tante volte, anche i nostri vescovi che abbiamo e sempre rinnovano stoppato, sempre lo rinnovano, si abbracciano un altro, è una cosa commovente, perché è il cristianesimo, è il cuore del cristianesimo. 6 anni dopo, nel 49, lo Spirito Santo ci ha suggerito di fare un altro patto, che è il patto dell'unità, che è sostanzialmente diverso. Noi allora si viveva la parola di vita, come sempre, ma la parola che in quel giorno si viveva era Dio mio, perché mi hai abbandonato, che è una parola del Vangelo. Allora dicevamo, noi dobbiamo vivere, Dio mio, dobbiamo vivere Gesù abbandonato, allora io sono niente. Allora Foco, che era quello con cui abbiamo fatto il primo patto, era niente. Allora, siccome lui voleva fare un certo patto d'unità, lo conoscerete, che io non capivo proprio bene, era di quelli vecchi, io ho detto, senti Foco, lasciamo fare a Gesù, che lui ci dica come dobbiamo essere uniti. Allora dico, domattina, quando andiamo alla comunione, diremo, Gesù, sul niente di me, io sono niente, perché voglio esserlo, sul niente di me, tu Eucaristia, patteggia unità su niente di Foco. E tu, Foco, di la stessa cosa, sul niente di me, tu, Gesù, Eucaristia, patteggia unità sul niente di Chiara. È venuto fuori quello che è venuto fuori. È venuto fuori che noi abbiamo avvertito veramente che Gesù viveva in noi, al punto tale che non eravamo più capaci di, davanti al tabernacolo, di dire Gesù, perché era anche qui. E lì ci siamo trovati immersi nel seno della Santissima Trinità. Ora, cosa c'è di nuovo in questo patto? C'è di nuovo l'Eucaristia. Perché il niente si vive anche nell'amore reciproco. Ho detto prima, essere morti. Ma qui su sto niente di essere morti è cascata giù l'Eucaristia. E lei ha fatto ciac e ci ha fatto diventare un altro Cristo. Tanto da essere nel seno del Padre. Ecco. Ora, è importantissimo questo, perché per essere Gesù
occorre fare la nostra parte, che è l'ascetica, quella che ama, l'ascetica vuol dire la parte che facciamo noi, e quindi amarci, però per avere l'unità, proprio l'unità, ecco, noi dobbiamo avere l'Eucaristia. Difatti Gesù non ha mai fatto un comando sull'unità, non ci ha mai detto di essere uniti. Lui ha pregato per l'unità. E la grazia che ha ottenuto, così dicono anche nella nostra scuola, la grazia che ha ottenuto è l'Eucaristia, che ci fa uno, che ci fa un corpo solo, è un'anima sola. Perciò qui c'è di mezzo l'Eucaristia, ma l'Eucaristia fa un effetto molto... Quindi la parte nostra è l'amore reciproco, è l'ascetica. La parte mistica viene da Dio, l'Eucaristia, che fa il suo effetto sul nostro amore reciproco. Ci fa uno, Cristo, 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 tutti Cristo. Capito? Di Roma. Di Roma. Sì. E anche tu? Io sono Italo, anch'io sono un volontario di Roma. L'ha ricordato prima Paolo del tuo discorso, del tuo messaggio al Campidoglio del 22 gennaio. Queste tue parole ci hanno colpito, le leggo per essere più preciso. Dedicarci a questa città più e meglio, potenziare in essa ciò che può offrire il nostro carisma. L'amore, l'amore reciproco e una più profonda unità fra tutti, dovunque. Ecco, Chiara, vorremmo dirti questo. Cosa ti ha suggerito lo Spirito Santo quando hai detto questo? Io mi ha suggerito di dire questo, è stato così, che ho visto che a Roma le strutture ci sono. Basta pensare che c'è la Curia Romana, ci sono strutture super. Poi ci sono anche le strutture civili, il Parlamento, tutte le altre, ma anche le altre strutture, appunto questi centri, queste curie generalizie. Che ciò che manca non è le strutture, è l'anima, è l'amore. Se non riusciamo a contaminare tutti i romani di amore, anche le strutture si cambiano. E per questo ho pensato di fare con voi questa cosa. Quindi la stradetta che voi chiedete per Roma è amor, amore. Volevo rileggere con voi, almeno in sintesi, ho fatto una sintesi, questo scritto che io ho fatto nel 49, che è chiamato La Resurrezione di Roma, per vedere, può essere che lì, non so, anche lo Spirito Santo si abbia suggerito qualche cosa per come muoversi a Roma. Allora io vi leggo qualche frase di quello scritto, lo leggiamo insieme, e vale per tutte le città. Ecco, allora dico io, se guardo questa Roma, eravamo nel 49 tanti anni fa, questa Roma così com'è, vedo il mio ideale lontano, come sono lontani i tempi nei quali l'amore univa i primi cristiani. E lo direi utopia, il mio ideale, se non pensassi a lui. Egli guardava il mondo così come lo vedo io, ma non dubitava. Triste per il tutto che correva alla rovina, guardava pregando di notte il cielo lassù, è il cielo dentro di sé, la Santissima Trinità. Ed era che era l'essere vero, il tutto concreto, mentre fuori camminava la nullità che passa. E anch'io voglio fare come lui. Passo per Roma e non la voglio guardare. Guardo il mondo che è dentro di me. Mi faccio un tutt'uno con la Trinità che riposa nella mia anima. Prendo contatto col fuoco che è dentro di me e mi fa altro Cristo. E guardo al mondo e alle cose, però non più guardo io. È Gesù che guarda in me e rivede ciechi alla visione di Dio dentro e fuori di loro, sordi alla parola di Dio che pure parla in loro, storpi, immobilizzati, ignari della divina volontà che dal fondo del cuore li sprona al moto eterno, all'avventura, insomma, della vita cristiana. E vedo l'umanità
con l'occhio di Dio, che tutto crede perché è amore. Vedo e scopro la realtà vera di me, guardando gli altri, il mio vero io, che è Cristo in me, negli altri, magari sotterrato o segretamente camuffato per vergogna. E ritrovato me stessa negli altri, mi unisco con l'amore agli altri. Così prolungo il Cristo in me nel fratello e compongo una cellula viva del mistico corpo di Cristo. E l'amore circola e porta ogni altra cosa fra noi, che i due posseggono, i beni spirituali e i beni materiali. E penso che se lascio vivere Dio in me e l'altro lo lascia vivere in sé, lo scopriremo in molti e molti occhi si illuminerebbero della sua luce. E il fuoco si diffonderebbe in un baleno per Roma. Ma occorre avere il coraggio di non badare ad altri mezzi per suscitare un po' di cristianesimo e far eco alle glorie passate, o di metterli in secondo ordine, la stampa, i mezzi di comunicazione, in secondo ordine. Bisogna far rinascere Dio in noi, tenerlo vivo e trabocarlo sugli altri come fiotti di vita e risuscitare i morti e tenerlo vivo fra noi. Allora tutto si rivoluziona, politica e arte, scuola e religione, vita privata e divertimento, tutto. Perché Dio non è in noi come il crocifisso che sta alle volte quasi amuleto su una parete ad un'aula scolastica. Egli è vivo in noi se lo facciamo vivere come legislatore di ogni legge umana e divina, perché tutto è fattura sua. Gesù va risuscitato nella città eterna. È la vita completa. Non è solo un fatto religioso. È questo separarlo dalla vita intera dell'uomo una pratica eresia dei tempi presenti. È un asservire l'uomo a qualcosa che è meno di lui e relegare Dio che è padre lontano dai figli. No, egli è l'uomo perfetto che riassume in sé tutti gli uomini. E chi ha trovato quest'uomo ha trovato la soluzione di ogni problema umano e divina. E divino, egli lo manifesta, basta che lo si ami. Questi concetti che ci sono nella risurrezione di Gesù. In pratica, gli strumenti che dobbiamo usare, sapete quali sono? Noi, il mio cuore, la mia mente. Io devo ritornare a Roma, adesso voi ritornerete a Roma con la vostra arma, col vostro strumento per veramente portare la rivoluzione. Cos'è questo strumento? Voi, con la grazia di Dio dentro di voi, con lasciar vivere Dio in noi attraverso l'amore. Se Lui ama, Cristo vive, con lo scoprirlo negli altri e tirarlo fuori e metterci sui mezzo e lasciare che Lui poi faccia la rivoluzione attraverso altri, finché Roma sarà incendiata. Grazie Chiara. Chiara, tu ci hai sempre fatto dono della tua anima e attraverso questa abbiamo potuto scoprire, intuire la tua profonda unione con Dio ed insieme una spiritualità comunitaria. Ora, Chiara, l'unità di cui tu parli ha le sue radici in Dio e la Trinità da cui parte, da cui deriva, può ispirare la nostra vita quotidiana, le nostre azioni concrete ed umane. Chiara, ci puoi parlare di questo, considerando anche che il Papa ha dedicato l'anno 2000 all'approfondimento della Trinità? Guardate voi, se io dovessi parlare di quello che penso, di quello che so, di quel poco che so della Santissima Trinità, dovremmo fare un altro incontro, ma diciamo soltanto questo: noi dobbiamo vivere senz'altro sul modello della Santissima Trinità
E quando la possiamo vivere? Possiamo vivere così quando c'è Gesù in mezzo a noi. Quando c'è Gesù in mezzo a noi. Ecco, adesso noi dobbiamo precisare come si fa ad avere Gesù in mezzo a noi, essere sicuri che Lui c'è in mezzo a noi. E beh, dobbiamo amarci come Lui ci ha amato, come abbiamo fatto il patto prima, come Lui ci ha amato. Ma come Lui ci ha amato? Ci ha amato fino a morire. Dobbiamo quindi capire sto morire. Quindi io devo amare te, pronta a morire. Ma non soltanto così, con un'intenzione, qualora mi fosse chiesta la morte, io darei la vita. No, no, bisogna morire sul serio. Quindi io amare te significa non essere, essere niente. E cercare di entrare in te, morire, essere niente, per amore, per cercare di entrare in te, di capire te, di capirti nelle gioie, nei dolori, nei problemi e in tutte le cose. E tu devi fare altrettanto. Solo che se io sono niente, come Gesù ha abbandonato, se io muoio a me stessa, se io sono nulla, sono amore, ma se sono amore sono Gesù. Quindi perché Gesù sia in mezzo a noi, occorre avere Gesù prima. Essere Gesù prima, essere morti prima, essere Gesù prima, poi scatta l'amore reciproco e quando scatta l'amore reciproco Gesù è in mezzo a noi. Allora dirai, ma che differenza c'è, Chiara, fra Gesù prima e Gesù dopo, quando è in mezzo a noi, che quindi è anche in ciascuno di noi? C'è più pienamente, voi direte, ma c'è un Gesù meno pienamente? Ma certo, il Gesù che aveva in cuore Santa Teresina del Bambino Gesù è senz'altro più pienamente che quello che ha in cuore qualcuno di noi, ecco. Perciò noi dobbiamo amarci così, essere sempre pronti a morire, essere Gesù prima ed essere Gesù anche dopo, quando Lui è in mezzo a noi. E noi constatiamo quando è, quando abbiamo pace, tranquillità, serenità, ardore, voglia di fare questo dinamismo della vita cristiana. Ecco, così, capito? La vita trinitaria. Grazie, Chiara.